questo rappresenta il momento di preparazione del grasso per i remi, detto sivo. Sivo. Sivo è forse dell'etimologia latina, dove hai fatto le scuole altre. Ora cerchiamo su. Lo cerchiamo su, qui vediamo. Potere della tecnologia. Sivo gentilmente offerto da Giuseppe il Macello. Come fa Giuseppe il Macello di cognome? Turazzo, che cucina a Secce, fa la Giuseppe Turazzo. Aldo. Aldo, come fa? Albo. Allora, chi sei grasso, Grasso spiego, chi animale. sei grasso animale congelato? Congelato per facilitarne la rottura, che così si crepa più facilmente, diciamo. Ora lo facciamo per piccole parti, perché Quindi è necessario grasso animale. Un martello gommato, noi purtroppo non ci un abbiamo marmo, un marmo, perché se ci avevamo un mortaio di pietra andavamo meglio a farlo, sapete? e qual è la caratteristica rispetto ai grassi che si comprano già fatti? No, praticamente questo è un ritorno alla tradizione, che noi potevamo, la vaselina per esempio, come grasso pure è ottimo da mettere, solo che talmente al Sottile. primo caldo si scioglie più facilmente, quindi Te lascia sporca a barca. di sporca a barche, ma soprattutto poi subito finisce l'effetto lubrificante da me, che il remo sta all'intemperie e cose. Invece questo è più denso e più corposo, quindi una volta che la cima si impregna resta lì. Invece sul flaccone contiene olio. Quindi è un misto di grasso e olio. Se imparassero a prepararlo le signore sarebbe bello, perché ti lascia le mani, mo che lo lavoriamo, ti lascia le mani lisce lisce, cioè come una crema. Ah, quindi è un cosmetico È un pure. cosmetico, un cosmetico, un cosmetico. Il sivo del Ha L'Oreal. molti utilizzi, ha molti utilizzi. Il sivo del L'Oreal, quindi. Zevato indica qualcosa di unto, di scivoloso. Deriva dall'italiano sego o sevo, che rappresenta la parte grassosa dei bovini e dei montoni, che Ah, viene vedi? usata per la produzione di candele e saponi e i prodotti che richiedono questo materiale grasso. La sostituzione della E con la I porta al sivo, che ha lo stesso significato di zevato. Vedi? Va? Ma stai registrando? Quando Sì. capite che a capire o Angelo ci dia fatica? Allora, che se una dose è abbondante. Sì, secondo me dopo questa qua facciamo solo una piccola palla, che tipo serve solo pare cat, non è cat. Lo torniamo a mettere nel frigorifero, quello che non ci serve. Eliane è d'accordo, No, tua non se ne è moglie. accorto perché non se ne è accorto perché l'ho nascosto dietro ai gelati, e che siccome caga lei non piglia, per gli sono avanzati gli ospiti che sta dietro, cioè ecco. Allora lo tengo nascosto là. Se ne accorge succede, adesso guarda un po'. No, dove la metti, scusa. Spieghiamo praticamente che se ogni pescatore si faceva i suoi Sì, praticamente. praticamente si utilizzava tutto quello che era il materiale di risulta. Il sivo di solito è nero sulle barche, perché tu l'olio esausto, l'olio d'oliva che si usa, dopo che hai cucinato, invece di buttarlo, tu lo mettevi da parte e lo mischiavi con questo. In questo caso noi chiamiamo l'olio pulito, Che si signore. perché... No, perché a parte poi comunque tu puoi sporcare, però diciamo... È un olio extravergine, varietà Ravece.
piace molto scadente, l'ho comprato apposta per fare questa cosa, è mischiato comunque con un altro olio di risulta. Però è tutto olio pulito, ci mai utilizzato, eh? Vabbè, ma che si pure diventa nero, perché un marmo è nero. Questo sì, come un colore predominante è un bianco. Un non nulla d'olio. Mezza bottiglia, no? Un non nulla d'olio. Questa è la dose di Vittorio d'acqua morta che c'è su Segrete. Visto come si fa un fico? Quindi vabbè, l'olio che serve per emulsionare questo grasso zivato. E poi si fa una palla, capito? Come lo facciamo, secondo passaggio. Antichi saperi di una volta. Siamo qui nel laboratorio della Unilever e della BASF in chimica. Ok, quasi pronto. Quindi è pronta questa miscela di olio e grasso animale che ha la caratteristica di lunga durata alle intemperie e di permettere una vogata più come giustamente mi suggeriscono è materiale a impatto zero. Allora, tutto poi previene l'usura, perché poi comunque il remo nella scalmiera comunque si consuma, sì. Allora, si consuma. Uno conviene che si consuma più che altro la scalmiera che va sostituita, non il remo che consuma. Quando ci dici altri usi del grasso? Ma tu ci chissi, dici, molto preparato con questo argomento. Ma dai, continui. Non si può applicare. Ma non va bene, però... Vabbè, chiudiamo questo collegamento. È pronto. Fino a quando non cambia colore, che ha preso tutta la parte, si toglie il bianco e tutto quanto è stato leggermente impregnato con l'olio. Quella è la miscela. Basta. Vedi, ci sono ancora molte parti bianche, che l'olio è vicino, cioè se uno c'è un recipiente un po' più grosso. Non mortarci pure. No, può mortare i preti, perché così non fai tanta forza questo cuore, vino così di gnambo che ci lì. Forse è meglio. Bastarla a mano. Però.
Ci siamo quasi. Penso di sì. Vediamo un po' se questi sto venuti in macchia gialla. Per gli amici animalisti possiamo dire che l'animale non ha sofferto. questo non sarebbe. Questo non sarebbe, no. Sì, comunque conviene impastarlo da fuori, perché è troppo assai l'ingannà. Ecco, già si inizia a poter catalogare come sivo. Continuare, sì, va bene. Sacco, sacco. Poi fai quando il tamma va a